Buongiorno, oggi vi parlo di questo libro che ho riletto recentemente, Antisemitismo e Sionismo di Yoshua. Cosa fa Yoshua in questo libretto abbastanza piccolo, di una novantina scarsa di pagine? Cerca di indagare su alcuni aspetti che possano spiegare l'antisemitismo. Parte subito dichiarando che il suo non è il lavoro di uno storico. Gli storici stanno lavorando per chiarire l'esistenza in varie parti del mondo e nel corso del tempo di questo fenomeno. E il lavoro degli storici li lascia fare a loro. Lui vuole provare a dare una interpretazione così particolare, di carattere più ampio. Parte dal libro di Esther, nella Bibbia, per in qualche modo affermare l'esistenza dell'antisemitismo da moltissimo tempo. C'è un popolo, leggo, disperso tra gli altri popoli in ogni provincia del tuo impero, che vive separatamente dagli altri, a modo suo, ha leggi diverse e per di più non osserva la tua. Se sei del mio parere, da ordine scritto che sia sterminato e io verserò i funzionari dell'amministrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Già l'impressione del termine sterminato che viene usato già a quei tempi. Allora, il ragionamento di Yoshua arriva a un punto centrale, e cioè al tipo di religione ebraica, la quale, leggo ancora, queste sono le parole però di Yoshua, la religione ebraica infatti, benché spiccatamente monoteista, ispiratrice di due grandi religioni osservate da gran parte della popolazione mondiale e dotata di chiari elementi universali, è sempre stata destinata esclusivamente ad un unico popolo, con un proprio territorio e una propria lingua. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sei ebreo e fai parte del popolo ebreo. Unione tra nazionalità e religione. È talmente settoriale, riprendo a leggere, che allorché i membri di questo popolo si convertono a un'altra fede, questi perdono anche la propria nazionalità e non possono più considerarsi parte del popolo ebraico. Ecco il punto, in qualche modo, su cui poi ragiona ancora Yoshua. Cioè, è una religione che appartiene al popolo ebraico. E non è una religione apostolica, nessun ebreo va in giro chiedendo alla gente di diventare ebrei. Diventare ebrei, fra l'altro, è abbastanza difficile, si può fare o se si è figli di madre ebrea e si è quasi automaticamente ebrei. Si tollera sulla religione in genere. Oppure con una lunga pratica che alla fine ti fa fare ammettere alla religione ebraica, ma devi diventare parte del popolo ebreo. Quindi questo aspetto è fondamentale per Yoshua per appunto cercare di capire questo aspetto. Ora, non è una legge assoluta, perché ci sono moltissimi ebrei che hanno rinunciato alla religione e quindi anche a essere parte del popolo ebraico, si sono integrati nei vari tempi così. Peraltro moltissimi ebrei sono vissuti anche lontano da persecuzioni e lontano dall'antisemitismo, non è un dato, come dire, perenne, automatico. Quando sono stati cacciati dalla Spagna si sono dispersi in paesi del Nord Africa e hanno vissuto moltissimo, nello Yemen, ai tempi della fondazione dello Stato, nello Yemen, in Marocco, eccetera, c'erano moltissimi più ebrei di quanti ce ne fossero già in Israele, eccetera. Però è questo aspetto che rende l'essere ebreo un qualche cosa non chiaro, e questa non chiarezza, che non è chiara neanche agli ebrei. Freud diceva: io non riesco a spiegarmi perché sono ebreo, eppure mi sento parte di questo popolo. Allora, questa non chiarezza suscita paure in chi non riesce a ben definire questo popolo, perché dice: se fosse un popolo con uno stato ben preciso, sarebbe, come dire, più semplice, no? Ed infatti più avanti dice che la costituzione dello Stato di Israele avrebbe dovuto, e all'inizio forse è stato così per certi aspetti, in qualche modo tranquillizzare
tutti quanti, perché non si tratta più poi di un fenomeno sionismo, non si tratta più di un fenomeno così strano, non conosciuto, si tratta di un popolo che ha fondato uno Stato. Lasciamo stare tutti gli aspetti, diciamo, di contrasto con i popoli vicini, però insomma questo antisemitismo non dovrebbe per certi aspetti essere più valido, però insomma, lo Stato di Israele non è che abbia fatto di tutto per andare verso questa direzione. Più di una volta Yeshua ha parlato della necessità che lo Stato di Israele diventi uno Stato laico, dove sì, gli ebrei possono vivere in pace come tutti gli altri, come tutte le religioni. Questo è un aspetto sul quale non approfondisce Yeshua e non voglio farlo neanche io. Non mi resta che consigliarvelo questo libretto, perché chiarisce bene, pur nella sua esiguità, chiarisce bene alcune delle idee di Yeshua che lui ha espresso sia nei suoi libri, nei suoi romanzi, sia nei suoi interventi pubblici di tipo così, non romanzi, ma nella sua politica, diciamo, sempre da scrittore, da ebreo laico che vive in Israele. Buona lettura, eccolo qua. E in Audi.